vado in ordine e passo qua alla mia sinistra, Benedetta degli Innocenti. Salve. Per quei pochi che non lo sapessero, è la doppiatrice di Rey in Star Wars, interpretata da Daisy Ridley. Daisy Ridley. Sì, brava, l'hai detto bene, no, sono rimasto. Daisy Ridley. Daisy Ridley. Allora, Benedetta, presentati, come ha fatto in modo tra l'altro ottimale Sara. Sì. Dici un po' di te, come hai iniziato e soprattutto come sei finita a fare Star Wars, e ti chiedo se è tra i tuoi lavori preferiti o meno, e te lo faccio con un pizzico di malizia. Ah, ci picchia. Andiamo subito. Allora, io sono di Prato, vicino Firenze, quindi non ero propriamente in ambito artistico, non ho papà e mamma, non avevo nessuno. A 17 anni ho fatto un corso di doppiaggio, ho sempre voluto fare doppiaggio. A 19 anni, quindi ahimè 10 anni fa, sto diventando vecchia, mi sono trasferita a Roma e diciamo piano piano poi sono arrivata a fare delle cose anche carine. Star Wars forse probabilmente è l'apice, spero che non si fermerà qui, spero fra 20 anni di non venire qui da voi e dirvi io sono quella che ha fatto Star Wars e poi non ho fatto più una cippa, spero di no, insomma vediamo, sono ottimista. Che mi hai chiesto poi? No, dico se... Che hai detto? Se Star Wars è il mio film preferito. La tua saga preferita. La mia saga preferita. Certo. No. No, beh, dovete sapere che l'abbiamo intervenuta un paio di volte. No, non c'ho ne... No, aspetta. Dove va sta roba però? Dove viene messa questa roba? Ormai le... No. Dove andiamo? Dove ci trasmettono? No, chi ci rappresenterà? Per... YouTube. No, il numero di un avvocato non... No, certo, io non ho... Preferisco il Signore degli Anelli. Ma sul serio, sì. Non è che perché siete voi qui. No, allora... Ma davvero, io l'ho amata fin da... No, veramente. Noi, allora, noi di Radio Brea avrei possiamo... dato un rene per fare lo Hobbit. Altrimenti. Poi dopo, quando sono arrivata a Roma, stavano facendo lo Hobbit. E avrei dato un rene, una gamba, un dito, il mignolo. Noi di Radio Brea siamo testimoni, perché l'abbiamo intervistata un paio di volte, ovviamente, mentre stava uscendo il nuovo film di Star Wars. E lei ha detto, guardate... Io sono sempre stata una fanatica tolkieniana, correggimi se sbaglio. Sì. Ho detto, no, ah, no, sì, è verissimo. Sì, perché a me Star Wars, poi vi faccio raccontare a lei, non ve lo dico io perché sennò mi denuncia. No, io, oddio, ragazzi, che domanda però. Cioè io, allora, io la vecchia saga non penso di averla vista a pezzi. No, ma sicuramente è stupenda, non dico di no. Però non mi cattura come appunto tutto il mondo di Tolkien, oppure il fantasy in generale. La fantascienza non è proprio fra i miei must, ecco, tutto qui. Però, figurati, secondo me il film è uscito che era il 2016, della nuova saga, era anche... Insomma, un film carino e godibile. Sì. Gli ultimi Jedi, secondo me, è da denuncia. Però questa è una mia opinione. Ma non mi pagano per dire che no. È bello, cioè, nel senso, è da denuncia. È proprio un brutto film. Però c'è sempre il terzo. Magari, magari aggiustano il tiro. Sì. Dici. Ritorna J.J. Abrams. Ryan Johnson. Io penso che quest'anno abbia preso più querele che autobus, probabilmente. Beh, però, se consideriamo che le hanno già affidato un'ulteriore trilogia, io io non parteciperò. Per cui saranno. Però allora, Benedetta, torniamo in ambito tolkieniano. Scusatemi. Come ti sei avvicinata allora a Tolkien, al Signore degli Anelli, oppure all'Hobbit? Hai letto i romanzi? Allora, io ho letto prima il Signore degli Anelli quando avevo 11 anni, perché ce l'avevamo in casa, era un'edizione, fai conto, degli anni 70, che aveva mia madre, che non aveva mai letto, quindi era in tonsa, forse negli anni 70 c'era stato un ritorno, lei era andata in libreria, non lo so com'è andata la storia, fatto sta che c'era questo tomo in casa, io dico vabbè, me lo leggo, ragazzi, è stato amore a prima lettura, ci ho messo 3 mesi a finirlo, più che altro perché non riuscivo a capire chi era figlio di chi, cioè, avevo 11 anni, cioè, ci sono stata un po' dietro. Quando è uscito il film, poi i film, io sono rimasta proprio sconvolta da cotanto tutto. Sì. E allora, un applauso a Benedetta degli Innocenti. Così. Ci torneremo a infastidire con altre domande dopo il suo Star Wars.